Calcio d'angolo per il Benevento. Va a batterlo sempre Paolucci. Colpo di testa di Luperto, indietreggiato ad aiutare i compagni della retroguardia. Poi Mileti, la sfera per il numero 5, Cagnale. Anzi, si trattava di Puce. E adesso Luperto, 40, ormai si stava involando verso l'area di rigore. E quindi c'è un calcio di punizione perché era terminato in fuorigioco un calciatore ospite. Luperto al centrocampo. Adesso c'è questo lancio in avanti dove non c'è nessun compagno per il Benevento. La squadra sannita avanza con Mariano. Rossetti molto preciso nei suoi interventi. Poi Coppola, la sfera è sui piedi di Puce e c'è un fischio dell'arbitro a concedere la rimessa con le mani per il Maglie. 40, voleva entrare in area di rigore 40 ma è stato controllato da un intervento di Cagnale. Rossetti, Mileti, Dell'Anna sulla destra, a spazio Dell'Anna, lascia partire un cross, 40! E manca clamorosamente il gol 40, era solo l'attaccante del Maglie, ha colpito di testa e ha sfiorato il palo alla destra di Aloisi, peccato. Veramente un'occasione coi fiocchi, quella che si è presentata a 40 e quindi il Maglie manca per un soffio il gol del raddoppio. E adesso c'è invece un fallo commesso da Portaluri ai danni di Delle Donne, centravanti ospite, mentre la formazione di Boccolini intanto si prepara ad una sostituzione. Il mister Campano è pronto per far entrare in campo il numero 15, Zinocchi. Zinocchi, giovane 75. Mentre esce dal terreno di gioco Delle Donne, esce Delle Donne, entra Zinocchi. Calcio di punizione, Paolucci, Rossetti, svetta di testa su tutti. Poi c'è un lancio, Rossetti. C'è un fallo, si è temuto il peggio in questa circostanza, il fischio dell'arbitro lasciava intendere tante cose, poi alla fine fortunatamente si tratta di un calcio di punizione in favore del Maglie, in quanto Rossetti è stato affrontato in modo falloso da Rossi. Prima sostituzione effettuata dal Benevento mentre il Maglie provvede a far riscaldare tre giocatori. Si tratta di Merola, Longo e Abate Passero. Intanto Totoro provvede a rimettere in gioco. Colpo di testa da parte di Puce. Abbiamo Coppola, poi sbaglia Coppola l'intervento. Interviene Mastroianni. Sulla destra libero Paolucci. Bravissimo Rossetti. Insiste il Benevento, Paolucci all'indietro per Mariani, bravissimo Luperto a rubare palla, ha la possibilità del contropiede il Maglie. Dell'Anna, c'è un fallo di mano ma l'arbitro lascia proseguire, l'arbitro dice che si tratta e adesso c'è il fischio dell'arbitro, hanno invocato il fallo di mani i giocatori del Maglie. Intanto rischia Mileti, Mileti è stato già ammonito, dovrebbe evitare questi battibecco con gli avversari, potrebbero essere interpretati in modo negativo dall'arbitro, ma comunque assisteremo a questo calcio di punizione. 18esimo della ripresa, Maglie 1, Benevento 0. Scivola Dell'Anna,
Nisi si trova sulla traiettoria della sfera e quindi c'è questa rimessa con le mani effettuata da Orsini. Fischio dell'arbitro, è stato atterrato in modo falloso Mariano. Calcio di punizione battuto da Orsini, Mileti di testa, Polo, a centrocampo c'è Dell'Anna, serve Luperto, si stende la manovra del Maglie sulla sinistra con Coppola, Coppola, bel traversone in area di rigore, Luperto, anticipo, bellissimo, ancora il Maglie, Nisi, c'è gioco pericoloso commesso da 40. E quindi il calcio di punizione in favore della squadra di Boccolini. Parte dalle retrovie Cagnale, ancora Rizzo a disturbare l'avanzata del Benevento che sembra trovare pochissimi spazi per la propria manovra, la formazione ospite. Il Maglie sta controllando tutte le zone del campo con particolare cura ed impegno con tutti i suoi giocatori. Rizzo, Dell'Anna va alla caccia del pallone, affrontato da Cagnale, pallone arriva in area di rigore del Benevento, Aloisi è costretto ad uscire fuori dall'area e a liberare. La rimessa in favore della squadra di Ruberto, che oggi ha ripreso il suo posto in panchina dopo la squalifica inflittagli dal giudice sportivo per 3 settimane. Coppola, sul pallone abbiamo Polo, spinto Polo alle spalle dal nuovo entrato, ruba palla Zinocchi, Portaluri, Paolucci, Mastroianni e poi c'è un intervento di Rossetti risolutore a salvare una difficilissima situazione, il Maglie in contropiede con Luperto, Mileti e c'è fuorigioco, era terminato, non si avvede, 40 di essere terminato abbondantemente al di là di ogni difensore, di tutta la fascia dei difensori campani e quindi adesso c'è un'ingenuità commessa da Rodia, lascia sfilare il pallone, la rimessa con le mani per il Maglie. Continuano ad incitare generosamente i propri giocatori, i tifosi del Maglie, sulla gradinata. E intanto Aloisi va a recuperare con qualche difficoltà questo pallone, disturbato nella sua azione da Nisi. Batte questo fallo laterale Orsini, Puce, Cagnale, avanza il libero del Benevento, lascia partire questo passaggio lunghissimo, Luperto, intercettato il passaggio del centrocampista del Maglie, adesso avanza Rodia sulla destra, c'è di fronte a lui Coppola, Rizzo, interrompe questa avanzata dei giocatori ospiti. 22esimo della ripresa, Maglie 1, Benevento 0, mentre la squadra campana manovra con Cagnale, Dell'Anna, non c'è nessun giocatore, solo 40 in avanti, poi Dell'Anna cerca di involarsi sulla fascia sinistra, supera molto bene un avversario, è pronto ad entrare in area di rigore e poi l'arbitro addirittura lascia proseguire l'arbitro. Anticipo da parte di Rizzo, c'è un fallo commesso da Mastroianni che adesso viene ammonito. Ci sembra incredibile la decisione dell'arbitro Borelli. E quindi è
Adesso è ancora a terra Rizzo. Anticipo caparbio da parte del mediano del Maglie Rizzo, rimasto contuso e comunque soccorso dal massaggiatore Catamo, che ora esce dal campo. Luperto, Dell'Anna, Rizzo, non riesce a superare un avversario Rizzo. Adesso avanza il Benevento, Paolucci sulla fascia sinistra, bravissimo Polo ad anticipare con un intervento di testa l'avversario. Adesso avanza il numero 8 Baldari del Benevento e poi la squadra campana usufruisce di un calcio di punizione. Siamo sulla tre quarti di attacco del Benevento. Sulla sfera Paolucci e Rossi. Ecco l'arbitro che fa sistemare la barriera del Maglie, composta da 5 giocatori. Paolucci sulla sfera, dietro di lui Rossi che probabilmente tirerà. Rossi. E bravo Rossetti ancora una volta a chiudere lo specchio della porta. Cercava di girarsi in mezza rovesciata Puce. Ancora Coppola. Poi c'è questo tiro da parte di Rodia. Orsini non riesce a mantenere il possesso della palla e giustamente l'arbitro concede una rimessa dal fondo. L'ultimo a toccare è stato proprio un giocatore ospite. E quindi al 25esimo dalla ripresa la squadra del Maglie, che sta conducendo per 1-0 sulla capolista Benevento, va a rimettere con il proprio portiere Totaro.